presentato il nostro esempio, perché è formato da persone molto anziane, come vedete. Uno dei motivi per i quali dobbiamo leggere non la musica, ma le parole, perché ogni tanto ce le dimentichiamo. Non solo, ma tra i nostri canti, il nostro paese è formato da diversi villaggi. In ogni villaggio c'è un modo un po' diverso di cantare le canzoni, le stesse canzoni. Allora, per non fare troppe confusioni, cerchiamo dobbiamo leggere un pochettino. Vi canteremo una canzone in francese, perché il nostro repertorio è formato da molte canzoni francesi, perché le vecchie canzoni che si cantavano in Valdosta erano specialmente in francese, in quanto siamo rimasti sotto il dominio di Savoia sin dal 1100 circa, per cui le vecchie canzoni che arrivavano in Valle d'Aosta erano essenzialmente in francese. Quindi le vecchissime canzoni che noi cerchiamo di rianimare, di riportare alla ribalta, molte sono in francese. Questa è in francese, si chiama Parton, Parton, Charmant d'Alsavier, ed è l'odissea di un militare che parte durante la campagna napoleonica, passa 8 anni sotto le armi, quando torna a casa i suoi genitori non lo riconoscono. E il finale della canzone inneggia alla fine della guerra questo soldato che aveva combattuto per Napoleone, è contento e felice che ci sia la restaurazione e quindi torna sotto il Borbone, ma c'è la pace, quindi per lui va bene tutto, non importa per chi ha combattuto prima e per quelli che sono ritornati dopo la restaurazione, l'importante è che ci sia la pace. Pardon, Charmant d'Alsavier.